Allora, ragazzi, gran bella gara da parte di tutti quanti e penso sia un piacere per noi che abbiamo commentato, ma anche per voi finalmente ricominciare quindi con questi eventi della Master of Champions, tanto attesi con questo nuovo gioco. È stato molto 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 bello vedere, l'avevamo immaginato che ci sarebbe stata la pioggia durante la gara e è stato molto spettacolare, anche se ci sono stati laddove un po' più nei sorpassi. E iniziamo proprio da Antonio. Anto, pole position, grandi giri in Q1, grandi giri in Q2, in Q3, ottima partenza in gara, giro più veloce preso durante l'ultima fine della parte finale di gara. Raccontaci un po' com'è stata per te tutta questa esperienza di questo evento, insomma. Sì, molto bella perché vabbè, questa macchina mi piace molto. Poi in gara, sì, come hai detto, ho comparito bene, però poi F, sappiamo tutti il suo talento, soprattutto sul bagnato. Poi quando ho fatto la sosta ho regolato l'ala anteriore, ho preso un po' di prestazione, perché se no era molto difficile tenerlo dietro. Poi vabbè, lui ogni tanto vedevo faceva qualche Sì, errore, ci sono stati diversi io errori. invece Ecco, proprio questo volevo domandare adesso. ero un Dopo po' più passiamo adesso. costante io e lui era più veloce in qualche giro, però gli faccio complimenti perché è molto veloce. Possiamo Grazie, domanda a chiederti, te. Anto, che regolazione hai fatto? Ho dato 2 gradi in più all'ala anteriore perché il primo stint andavo di sottosterzo in tutte le curve. Come andavo sul gas mi partiva al posteriore, quindi avevo un problema in entrata in curva e anche uscendo dalla L'uscita. Bello. curva. Quindi tutto Dai, un ottimo risultato per iniziare comunque, bravo, complimenti. lì. Grazie. Ottimo feeling Fabio. sul bagnato. Fabio F, allora, cosa ne pensi tu della tua esperienza? Raccontaci un pochettino, soprattutto anche della partenza, non sono riuscito a vedere granché. No, in partenza sono partito bene, però a un certo punto ho perso la macchina, infatti non so chi ho colpito, se non mi sbaglio Zag, mi Pare sa Zach di sì, ha Theory, avuto una sembra Zach penalità Theory. qui È e stata una mi penalità per Zach dispiace Theory. tantissimo, veramente, gli chiedo scusa, non volevo, Partito il ho posteriore. perso la macchina, sì, è partito il posteriore, non sono riuscito a controllarlo, non volevo. Ma ruota e Infatti poi ruota o è ho regolato con lui. danneggiato? Non No, lo so, non lo so. Io non ho danneggiato, ho sentito solo un contatto. sì, perché Poi ho visto poi dietro e non si è capito nulla, non si è lo so che è creata una reazione a successo. catena, F, perché poi col contatto che hai avuto tu e lui che è andato verso il muro ha tagliato la strada a tutti ed c'è stato un bel disastro. Il commento di Mi non è dispiace stato tantissimo, proprio non così, volevo. però il commento di bulldozer alla cosa è stato, ragazzi, spade 98. Però non era proprio No, così veramente grave, mi dispiace però tantissimo, non sappiamo che volevo. non è facile con queste vetture, perdita del Sono posteriore, sincero, sono bagnato. sincero. La prima volta che corro sotto una pioggia intensa ed è stata una difficoltà ma assurda anche per la visione. E poi ho corso tutta la gara con un assetto totalmente da asciutto. Quindi Molto è stata nevosa veramente infatti la difficile. macchina, soprattutto Difficilissimo. l'ultimo Posteriore. giro quando Antonio è entrato in box e ti abbiamo seguito un po' per vedere come spingevi, per cercare di recuperare qualcosa che potevi e abbiamo visto che hai fatto un po' di errori, è No, stato andavo coinvolgente. molto in difficoltà, soprattutto con la gomma usurata. Infatti l'ho perso anche la vettura, ho perso 10 secondi perché sono andato in testa coda. Vero, vero, facevi molte traversioni anche in curva 12. No, a fine gara ho perso proprio il posteriore, sono andato in testa coda, mi sono girato, ho fatto un 360. Poi ho preso un 5 secondi di stop and go, uno Sì, all'inizio, ma l'abbiamo lentissimo, visto. anche forse qualcosa in più. E poi il secondo perché sono andato largo alla variante sinistra destra per poi andare a curva destra sul rettilineo. E poi lì ho perso un secondo e mezzo, 2 secondi, mi hanno dato uno stop and go di 5 secondi, Sì, l'abbiamo visto, stranissimo. l'abbiamo Non ho visto. tagliato la curva all'interno, sono andato all'esterno, dall'altro lato proprio. E ho preso 5 Beh, secondi diciamo che comunque alla così. fine o 3 o 5 penso che il No, vabbè, risultato sì. ormai era già deciso. Era inguidabile, soprattutto con l'assetto da asciutto. Non sono molto esperto, diciamo, a fare gli assetti di su bagnato. Quindi mi sono trovato in difficoltà. Capisco.
Prima di passare a Marisa, ho un paio di domande. Una domanda per te, Fabio, e poi una domanda anche per Antonio, mi è venuta in mente. Allora. Ah, e poi volevo fare i complimenti a Antonio, grandissimo, veramente. Sempre una velocità Grazie. assurda. Allora, Fabio, Esagerato. in qualifica, il tuo giro ti è soddisfatto? Perché comunque non sei sceso No, non sono riuscito. Non sono riuscito a a fare fare il come giro volevi. veloce. Antonio, la domanda per te invece era: abbiamo visto in diretta quel testacoda che ti ha portato, secondo me, a 5 mm dal muro in Sì. Q3. È stato veramente per un pelo, anche se comunque il giro cronometrato già l'avevi fatto, quindi penso che stavi spingendo per far di meglio, Sì, ho immagino. peccato perché non mi ricordo se era quel giro o il giro Stavi dopo che stavo migliorando. prendendo tre decimi. Sì. E Tre decimi stavo penso prendendo fosse da quel quello, tempo perché. troppo. Sì. Peccato perché magari sotto il 19 di qualcosa sarei andato comunque. Grande prestazione, Anto. Il Passiamo 15 ci sta, il 15 ci sta, a bravissimo. Marisa. Marisa che per me è da Bravo. chapeau proprio. Cioè, partenza P9 e hai concluso terzo. Ti abbiamo seguito, hai Anch'io fatto un P9. sacco di sorpassi. Veramente bravo, cioè, è stato spettacolo. Bravo. Com'è stata questa tua esperienza? Comunque, diciamo che alla partenza è stata difficile perché quando c'era il nuvolone di pioggia non Sì. si vedeva nulla. Sono dovuto rallentare e andare nell'erba perché davanti a me è andata una macchina, cioè praticamente davanti a me c'era un incidente, forse ci ho schivato, rallentato. E infatti Joe DJ se n'era andato 20 secondi davanti, infatti ho fatto una rimonta, che comunque sono stato concentrato perché Peppe, 94X, è stato con me, gli ho fatto lo share, mi ha detto concentrati sulla pista e non guardare i tempi, mi ha fatto fare l'undercut, comunque non sono stato solo. L'errorino invece in qualifica è che l'ala rotta sono andato un po' largo e ho partito nell'entrata del box. Vabbè, sono degli Mi errori accorto dopo purtroppo che ci che possono stare. però si vedeva che avevi passo, Però comunque i sorpassi erano ha molto dimostrato buoni. parecchio. Sì, una grande rimonta comunque. Ha dimostrato parecchio con questa rimonta di 6 posizioni guadagnate con sorpassi. Non solo Comunque contropiede, io credo ma. che siano da complimentare dal primo all'ultimo tutti i piloti che comunque hanno portato al termine questa gara, perché sono stati tanti ritiri e non era facile fare 30, una gara anche abbastanza lunga, possiamo dire, con la pioggia questa qui. Sì, tutta con la pioggia poi. Sì. È stata dura, dai. Quindi è stato, diciamo, Abbiamo. per molti versi molta, molta guerra fredda tra tanti piloti e tra tanti distacchi. Forse l'unico che ha dato proprio un po' più di spettacolo in termini di sorpassi, con le 6 posizioni guadagnate, si pensa sia stato proprio Mariso. Simon, qualche domanda? Ma questi piloti parlano da soli, la pista, hanno fatto parlare la pista, sono stati molto 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 Hanno bravi. fatto parlare le macchine A un più che la certo pista, no? punto. Le vetture. Scusami, Vero, hai ragione. C'è stato un momento della gara in cui Antonio e Fabio era come se stessero proprio in assetto da qualifica, perché faceva il tempo Sì, veloce uno e poi rispondeva attaccava ai di tempi 40 veloci, è per stato molto di 40 bello, minuti. vero? Diciamo che io, fin 40 quando le minuti ruote non erano sudato. abbastanza usurate, riuscivo a tenere il passo. Non ho riuscito a fare il sorpasso perché aveva una velocità in uscita di curva assurda e non sono riuscito a passarlo. A Un proposito momento proprio in di cui stavo questo, veramente una vicino. domanda per tutti e tre, partiamo da Antonio. L'usura rispetto al vostro stile di guida e alla pista, cioè come vi è sembrata? Noi non abbiamo i dati, no? Ma quando avete effettuato il pit stop, quindi al 16esimo, 17esimo, se ricordo bene Antonio Deffe, come stavano le vostre gomme pneumatiche? Allora, io Lui ha avevo pittato al la. quindicesimo. Sì, il quindicesimo Sì. giro, se non mi ricordo male. Sì. Avevo le gomme anteriori, che erano le più usurate, ce le avevo alla 9, al 50%, Super e le giù. E posteriori un 38%. tu fai F? Io invece avevo più usurate quelle là posteriori. Avevo Forse è per questo che hai una tipo perdita in 40% trazione in uscita di curva rispetto ad dall'onboard. Antonio. Dall'onboard si vedeva, la trazione era molto più graduale di Antonio rispetto a quella di E F. Marisa? In uscita di curva scaricava meglio
Allora, io diciamo che nel primo stint ho usurato di più le gomme perché mi dovevo adattare. Infatti al 17° giro ho portato le gomme posteriori al 60, anteriori 40. Quindi era difficile negli ultimi giri controllare soprattutto nell'ultimo sottore perché scivolava a destra e a sinistra, effetto pendolo. Quindi è stata un po' una sfida. Capito. La domanda è, diciamo, mi premeva perché ci sono stati dei piloti, non so se avete visto in gara, che hanno provato a concludere la gara senza fare pit, che Sì, comunque no, è stato bellissimo Ciccio questo. e d'Isenborg, che però Ciccio Andrea d'Isenborg, ci ho pensato, sono sincero, ci ho pensato, ma l'usura era molto alta rispetto a quando me l'aspettavo. sì. E infatti a 3 giri dalla fine, quando i Invece distacchi ormai si erano stabiliti, hanno fatto il pit per non rischiare. Però comunque sono arrivati fino a... io subito ho pensato devo fare il pit stop perché devo fare l'undercut sui Sì, Giorigello, non ho vabbè. superato in pista poi. Sì, il tuo caso in Però ho fatto anche un particolare. errore, volevo Bravo. rientrare anche io al 15° giro, però nell'indecisione ho preso il paletto, sono andato io in mezzo a entrare e poi ho rischiato. sbagliato su tre punti. Ho Rischia... rischiato tantissimo. Ma tu hai rischiato in più punti, possiamo dire, Mamma mia, eh? deve Vabbè, essere stato ragazzi. vari giorni. Ancora complimenti a Antonio e Marisa, complimenti veramente. No, Grazie, grazie. Grazie, complimenti a complimenti voi a tutti, voi. ragazzi. È stata una bella gara. Anche avete fatto comunque dei giri spaventosi, cioè inarrivabili per me, cioè, neanche lontanamente. Ragazzi, Grazie, allora. Complimenti a tutti, anche a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno concluso la gara, ma soprattutto è stato un piacere per tutti coloro che hanno partecipato a questo primo test, finalmente con il nuovo gioco Formula 1 2018 di campionato. Ci sarà il prossimo test per la F2 giovedì, e invece il prossimo test della F1 sarà quindi lunedì prossimo, ci saranno test fino all'inizio campionato, che sarà a ottobre, quindi il primo di ottobre per la prima. F1. 4 ottobre per la F2, l'inizio del campionato con La Melbourne. F2. Sì. E direi che per stasera è tutto. Quindi ancora complimenti ad Antonio, F e Marisa, i Complimenti. tre ragazzi del podio per questo primo evento prestagionale. E quindi direi che vi Grazie. salutiamo. In cabina 92 Grazie. con Simon Salutiamo, al diamo una commento. buonanotte. Buonasera ragazzi. Grazie ragazzi, Buona buonanotte. serata, Buonanotte a tutti, grazie per grazie. aver seguito. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Grazie per averci Ciao, ciao. seguito. Ciao, ciao, ciao.